Di Lullo, una vittoria importante, una prestazione tua interessante, un 2013 che si chiude bene e fiducia per il 2014. Una vittoria no, importante, importantissima. Non so il valore di questa vittoria quando può essere alto, perché è una vittoria, prima di tutto, ci dà morale per fare un buon Natale e per affrontare meglio il girone di ritorno, ma anche rimaniamo dietro la Aneto Quirangolana e prendiamo qualche punto sulle nostre dirette concorrenti alla salvezza. Ecco, Di Lullo, Esposito, come lo vedi in questa squadra? Ma Esposito dovrebbe calpestare cambi o palcoscenici diversi. Qui gioca, fa la differenza anche giocando a occhi chiusi, è un giocatore di ben altre categorie. Lo vedono tutti e già si sapeva. Ecco, Di Lullo, quale augurio vuoi fare ai tifosi dell'Agnone per un 2014 che sarà veramente impegnativo? Sarà un 2014 molto difficile, durissimo, però cercheremo in tutti i modi, con le unghie e con i denti, di raggiungere la salvezza per i tifosi e per tutti. Ecco Rolli, la squadra è cambiata tantissimo con diverse partenze e nuovi arrivi. Ecco, come vedi questi cambiamenti e quali prospettive ha questo Agnone per il 2014? Quest'Agnone per il 2014 ha la prospettiva di vincere quando è possibile e sempre. E soprattutto io la vedo molto positiva perché grazie all'arrivo di Vittorio è tutto diverso. Io sono tranquillo perché secondo me lui può darci una grossa mano e non solo lui, anche tutto il resto, anche tutti i ragazzi nuovi come Maresca, come Parmense che ha firmato oggi. Sono molto fiducioso per la situazione.